La chiave di tutto, capitolo 3, episodio 2. Pieno di commozione, gioia e soprattutto fiducia, tornai alla mia vita normale e dunque ripresi il mio lavoro e le mie solite passeggiate nel parco. Passò un mese sempre con la solita routine, prima che arrivasse quel pomeriggio di fresca ma soleggiata domenica, in cui amavo maggiormente fare lunghissime passeggiate. Mi sedetti su una panchina, sotto un albero al fresco, per contemplare e godermi tutto ciò che in un qualche modo mi suscitava dei sentimenti positivi e soprattutto mi avrebbe aiutato a riflettere intensamente. Cercavo di cogliere vari aspetti riguardo a tutto quello che mi era capitato e pensai che se l'avessi raccontato a qualcuno, di sicuro mi avrebbero preso per pazzo e io di certo non li potevo biasimare. D'un tratto in quel parco vidi una coppia di anziani che stavano seduti davanti a me. Li osservai bene e vidi che erano sereni e felici. L'uomo, che doveva essere il marito, ad un certo punto prese uno sciallo che teneva in mano e lo mise sopra le spalle della donna. Qualcosa dentro di me, forse curiosità o solitudine, mi portò ad avvicinarmi a loro. «Buonasera, posso avere il piacere di sedermi accanto a voi?» domandai. «Se un giovane come voi desidera sedersi accanto a due comuni vecchietti come noi. Il piacere non può che essere nostro. Accomodatevi pure», rispose l'anziano signore. «Vi ringrazio, scusate se mi permetto, ma ero seduto davanti a voi, su quella panchina là». E a quel punto indicai con un gesto della mano la panchina dove ero seduto prima. «Vedete, non ho potuto fare a meno di notare la vostra dolcezza e la vostra felicità. Così mi domandavo, ma come fate ad essere così felici? Qual è il vostro segreto?» A quel punto la coppia di anziani di circa 70-80 anni si guardò negli occhi e dopo un candido sorriso la donna mi disse: «Avevo 15 anni. Mio padre era un mercante di lana, sempre occupato con il lavoro. Era una persona piuttosto silenziosa, seria, incapace di amare. Per lui tutto era una questione di affari. Aveva 18 anni in più di mia madre e credo che anche lei, per quanto fosse stata una moglie devota e fedele, non riuscì mai ad amarlo, perché il loro fu il tipico matrimonio di interesse. Ed io, più guardavo loro, e più sognavo l'amore vero, quello che ti fa sorridere come una scema senza un vero motivo», disse l'anziana signora e dopo una breve pausa aggiunse: «Avevo due fratelli più grandi di me, erano due avvocati e si sposarono con due brave donne del nostro stesso ceto sociale, ma che non amarono mai. Io ero quella che oggi viene definita la pecora nera, colei che va contro il giusto per inseguire i propri interessi e sogni. Infatti, dicevano che stavo con la testa fra le nuvole», disse l'anziana signora. «Ed era così?» domandai. «Volevo solo fare la pittrice, sposare un uomo che amavo e viaggiare per il mondo», rispose l'anziana signora. «E poi cosa accadde?» domandai. «Accadde che in un giorno d'estate, mentre raccoglievo legna per l'inferno, sentii una fanciulla canticchiare. Così mi avvicinai sempre di più, senza farmi vedere. Così mi nascosi tra i cespugli e continuai a camminare. E all'improvviso, seduta su un tronco per terra, trovai lei, una bellissima fanciulla che disegnava su un quaderno. Mi avvicinai
ed iniziammo a parlare sino a diventare amici. Ogni giorno ci incontravamo sempre al solito posto per scambiare qualche parola, ridere e scherzare. Poi però, un giorno, suo fratello maggiore la seguì e da quel momento non la vidi più. Io continuai ad andare in quel posto, sperando di vederla, ma finii per credere che non mi volesse vedere più. Successivamente, per mezzo di un biglietto che di nascosto mi lasciò in quel posto dove ci incontravamo, mi spiegò che i suoi genitori, credendo che avesse perso la sua purezza e non ritenendo me all'altezza per essere suo sposo, avevano deciso che la figlia prendesse i voti, perché la vedevano l'unica soluzione. Così, nonostante non avessimo nulla, né soldi, né lavoro, niente, decisimo di scappare per andare a vivere lontano ma insieme. Le difficoltà affrontate sono state davvero tante. Pensa che spesso non avevamo niente da mangiare, eccetto pane duro lessato in acqua bollente. Ma siamo rimasti sempre uniti. Il nostro amore è stata la forza per andare avanti. Io ero la sua ancora e lei la mia, disse l'anziano signore. Successivamente la donna, mentre annuiva con le lacrime negli occhi, mi disse: «Fermati un attimo, prendi fiato, vivi la vita così com'è. Niente è facile, ma nemmeno impossibile. Non smettere di lottare per ciò che per te è veramente importante, perché da esso dipende la tua vera felicità». In quel preciso momento mi soffermai a pensare alle ultime parole dette dalla donna, ossia: non smettere di lottare per ciò che per te è veramente importante, perché da esso dipende la tua vera felicità. Così mi alzai subito in piedi esultanto e dissi: l'amore è la chiave della felicità, e la felicità è la chiave della perfezione. La perfezione di per sé non esiste, perché tutti sbagliamo, ma possiamo sempre migliorare, accettando la realtà con i limiti e i disagi che ci vengono contro. Ciò che fa la differenza è l'amore, perché ogni cosa, se fatta con il cuore, è perfetta e non tiene errori.